Mi sentite? Ottimo, grazie. Stiamo aspettando che si connetta anche Marta. Intanto, mentre aspettiamo che anche Marta, forse dovresti fare tu la richiesta in modo che io possa accoglierti. Nel frattempo mi chiedono di presentarmi giustamente. Sono Marzia Camarda. Sono un'imprenditrice culturale e un editor e ho il grande piacere di aver letto il libro di Marta e quindi Marta mi chiede cosa devo fare. Dovresti chiedere di poter partecipare alla diretta. Vediamo un po'. Trasmetti in diretta, forse riesco a farlo io, vediamo. Ok, ci siamo? Ci siamo. Yeah! Yes. Ciao. Ciao! Allora, ben trovata Marta, ben trovati ai nostri ospiti. Ho qua, ovviamente al contrario, ma comunque il libro di Marta, che ho letto con grande piacere in questi giorni. E se siete d'accordo, lascerei un minuto di presentazione a Marta, così anche dato che io mi sono presentata, anche Marta si presenta se vuole, e poi entriamo subito in medias res. Ah, beh, grazie. Io sono Marta Barone e ho scritto un libro. E direi che questo è quanto, nel senso che probabilmente del libro parleremo ampiamente in questa diretta, quindi Sì. c'è tempo per fare tutto quanto. Sono molto contenta di essere in diretta con te, che ho sentito ieri e mi sei piaciuta molto. Anche tu a E, me. nonostante mangiassi l'insalata dalla busta. Sì. È vero. Però questo non lo diciamo alla mamma, anche perché non è su Instagram. No, in realtà, oltre ad aver scritto un libro, questo libro è stato selezionato per lo Strega. Questo almeno potremmo dirlo, che stiamo aspettando, insomma, tutti con ansia. Purtroppo c'è martedì la cosa del premio Strega Giovani, cioè i ragazzi che votano. Cioè, che votano il loro libro preferito e poi c'è la cinquina e devo andare a Roma e sono stressatissima e preoccupatissima e molto in ansia, quindi parliamo d'altro. Bene, ottimo. Allora, cominciamo subito a questo punto. Allora, questo non è un libro futile, non è un libro leggero, ma lo dico con grande gioia, perché di solito, te l'avevo detto ieri al telefono, io tendo a leggere libri di autori deceduti perché ho un po' un pregiudizio nei confronti degli autori Ma viventi. questo anch'io, questo te l'ho detto anche ieri. Infatti. E invece è un libro ricchissimo. Non solo dal punto di vista del contenuto, ma prima di tutto della forma. E questo anche te l'ho detto ieri, ma vorrei dirlo anche appunto al nostro pubblico di oggi, perché l'ho apprezzato moltissimo come lettrice, ma anche come professionista, per la precisione con cui le parole sono utilizzate. E anche mi è sembrato, e qua poi chiedo anche a te, con il sistematico rifiuto della frase fatta. C'è una cosa che mi ha colpito molto, cioè il fatto che tu scegli sempre una parola che non può mai essere un'altra. E in questo la domanda che ti volevo fare, perché è evidente che c'è un grande lavoro anche sulla forma, la domanda che ti volevo fare è questa: quanto è necessaria ed è stata necessaria questa precisione e quali sono i riferimenti culturali che hai avuto? Per esempio, per farti capire cosa intendo, tu ti rivolgi diverse volte al lettore in un modo che mi ha fatto subito pensare a Nabokov, poi tu lo citi anche. Esatto, Ah, niente, allora l'ho azzeccato.
Questo beh, lo cito sì. anche forse più volte, ma forse no, ma sicuramente uno dei miei riferimenti principali. Allora, quindi la prima domanda è sulla forma. Sono estatica, grazie. Allora, il problema di questa storia, sin dall'inizio, è stato il fatto che, essendo una storia molto particolare, ed essendo una storia che io vedevo con i miei occhi, tra virgolette, rischiava di finire in una certa categoria, ossia la categoria autobiografica con memoria del padre, eccetera. Devo dire che sono stata particolarmente soddisfatta da una recensione che mi è arrivata indirettamente da un lettore che mi ha detto: ho convinto un mio amico a leggerlo, e poi lui l'ha fatto e diceva effettivamente questo libro è al di fuori di questa dinamica, e mi ha fatto veramente piacere perché aveva sconfitto i suoi pregiudizi, che è una cosa bellissima, cioè è la cosa più importante secondo me per un romanzo o per qualsiasi cosa sia il mio libro. Io ho trovato la forma in un momento preciso. Avevo già tantissimo materiale, avevo già parecchie persone con cui avevo parlato, schemi, anni alle spalle, diciamo così. A un certo punto ho avuto un flash che è stato grazie a una lettura, non di Nabokov nella fattispecie, Nabokov entra moltissimo, ma di Proust. Io sono una francesista di formazione, quindi Proust è stato una delle mie letture e letture continue. Lui a un certo punto nel primo volume della Recherche descrive se stesso giovane, ancora tonto, come ero io tonta all'inizio del libro. Spero che questo venga capito e venga recepito, cioè che ci sia un cambiamento tra quello che ero all'inizio e quello che ero alla fine. E lui è ancora tonto, però innocente, poverino, descrive il o i, adesso non mi ricordo, campanili di Martha Onville, che sono una cosa che lui ama molto. Quel pezzo lo soddisfa tantissimo. Quando lo rilegge anni dopo, si ritrova a scoprire una scrittura non così bella, non come avrebbe potuto scrivere dopo. E questo per me è stata una rivelazione, è stata proprio la rivelazione totale e assoluta della scrittura poi del libro, che è iniziata effettivamente nel 2017, perché prima avevo fatto degli schemi, avevo fatto degli abbozzi, eccetera, in cui ho capito che io non dovevo entrare nel libro come narratore netto, come per esempio nella straniera di Dura Stanti, che amo molto, cioè questo non voglio, cioè non voglio criticare Dura Stanti, è solo Una un esempio. constatazione, sì. È solo un esempio. Dovevo entrare come personaggio, e il personaggio doveva essere un personaggio tonto, o meglio, un personaggio che era pieno di convinzioni che si hanno a 20 anni e che più tardi ha avuto dei cambiamenti. Questo significa che i cambiamenti sono intervenuti nel corso anche della storia e io li ho raccontati. Per esempio, anche l'abolizione di me stessa, eccetera, eccetera, che in realtà non è un'abolizione totale. È una falsità che in quel momento io credo, e così via. Sì, questa è una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, te lo accennavo anche ieri. Entriamo un po' di più nella struttura del testo, no? Cioè, quindi tu hai pensato a una certa forma in cui coesistono le diverse tue identità. Così Sì. come coesistono le diverse identità di tuo padre, quindi c'è una tua identità di te da giovane con il tuo rapporto di quel momento, da piccola, da adolescente con tuo padre, e poi c'è Con la un'identità. scrittura,
Assolutamente. E poi c'è un'identità successiva che è quella che va maturando nel momento in cui tu lo scopri, dopo che lui però si è già sottratto a te in qualche modo. E quindi tu guardi anche come tu ti sei comportata e lo valuti. E questa idea di tanti piani che coesistono, tanti piani in senso temporale, tanti piani in senso spaziale, tu racconti tanto anche dei luoghi, per esempio, mi ha molto incuriosito perché in effetti, secondo me, rappresenta molto bene le diverse identità che le persone hanno e che fanno riferimento a un'unità che però poi alla fine è sempre parziale. Vuoi dirci qualche cosa su questa tua idea dell'identità tua e dell'identità sua, di tuo padre? Allora, l'identità mia viene raccontata perfettamente, secondo me, cioè perfettamente magari no, però il più possibile fedelmente nel romanzo, perché viene spiegato proprio il percorso da giovane scrittrice per ragazzi, la giovane intellettuale con grandi doti, che veniva venduta con grandi doti, eccetera, eccetera, tutto il percorso di letture e di emozioni, ma anche altre cose che sono intervenute poi nella scrittura definitiva. La scrittura definitiva chiaramente ripulisce molte di queste emozioni e per questo io sono stata spesso accusata di essere fredda. Ma non mi sembra per nulla. Recensioni. E purtroppo capita così perché molto spesso se non parli troppo... il ritorno audio. Mi dispiace, ma non ho auricolari. Mi dispiace. Dicevi, sei stata accusata di essere fredda. Sì. Perché ho cercato di mantenere il mio approccio ai miei sentimenti e anche, per esempio, alla morte di mio padre in maniera il più possibile, non dico fredda, ma neutrale, cercando di raccontarlo nel miglior modo possibile. Parlavi dei francesisti, e anche io sono una francesista. Ti ricordi l'incipit dello straniero di Camus? In sì, cui lui dice, sì, esatto. Aujourd'hui, ma mère est morte, peut-être hier. Forse ieri, mia madre è morta. Neanche, esatto, io allora, io ho evitato di raccontare, mi hanno anche accusato di non raccontare bene la morte di mio padre, la malattia di mio padre, cosa che io ho scelto precisamente di non fare, perché si trattava di qualcosa che non c'entrava niente con la storia. Sono d'accordo, è evidente dall'informazione del testo. Era la sua vita, era questa vita riscoperta. Quindi io riscoprivo questa vita e nel frattempo conducevo una vita piuttosto neutra, cioè non sto dicendo che conducessi, in un articolo che è uscito di recente c'è stato un rovesciamento totale del senso di quello che dicevo, mi ha molto colpito questa cosa, forse perché mi sembrava abbastanza ovvio che cosa volessi dire. Quando io ho scritto la prima parte citando Mandelstam, citando il fatto che un Razumihin, cioè un borghese senza eredità, non ha come biografia che la propria biblioteca, io quando ho scritto quelle cose avevo 25 anni ed ero assolutamente convinta, 26, ero assolutamente convinta di quello che scrivevo. In realtà c'è un rovesciamento totale. Sto muovendo una penna su un tavolo senza che nessuno lo sappia, ma sto cercando di fare un cerchio. È un cerchio, perché in realtà questa cosa poi mi si è rivoltata contro. Poi ho scoperto che in realtà il materiale della mia vita aveva interesse, anche la mia vita, non soltanto quella di mio padre, aveva interesse e aveva importanza per eventuali cose future, che fossero... di finzione oppure no, quindi non necessariamente autobiografiche. Questa era una cosa molto importante,
Ma evidentemente non è stata capita, è stata rovesciata e mi è dispiaciuto perché io ho scritto libri per ragazzi e ho applicato l'invenzione. Quindi ignorare totalmente quella parte e dire che io sono solo un povero giovane degli anni 20 che non sa scrivere se non in autobiografico è un po' triste perché comunque questa è una cosa che ha fatto la mia vita. Sì, ma poi mi sembra anche un'accusa un po' limitata, perché nella realtà è molto evidente il rimaneggiamento continuo e la padronanza nella gestione dei piani e anche l'equilibrio tra quanto tu vuoi dire e non dire. È chiaro che la tua vita c'entra perché tu non stai parlando solo della vita di un altro che è un estraneo, ma stai parlando di una relazione che hai costruito con quella persona e di una relazione costruita con tutte le persone che lui ha conosciuto e che hanno gravitato intorno a lui, ma anche intorno a te. Quindi è ovvio che in qualche modo sei coinvolta, anzi, forse non saresti stata così Infatti coinvolta. il coinvolgimento è stato, adesso mostro la penna, Ce l'ho anch'io. il coinvolgimento è stato successivo e a quel punto ho capito che anche io ero un personaggio di questa storia e dovevo arrendermi al fatto di, cioè non potevo abolirmi totalmente, Certo. ero parte di questa storia. Sì. Allora, il personaggio di mio padre è un personaggio che appunto all'inizio me ne è descritto per com'era quando io lo conoscevo, quando ero giovane, quando è morto. Purtroppo spesso penso a una frase di Martin Amis in Esperienza, quando parla di suo padre, Kingsley Amis, cioè. E dice che quando lui ha raggiunto i 30 anni, suo padre i 60, a quel punto potevano parlarsi, ma prima no. Certo. Quando io avevo 24 anni e mio padre era malato, era impossibile parlarci per tantissime ragioni che adesso non voglio dire perché sono anche legate a brutte cose del nostro cerchio familiare, diciamo. Però se avessimo avuto più tempo, io sono sicura che ci sarebbe stato qualcosa di più. Perché lui si fidava di me, lui riconosceva in me, nonostante fossi, nonostante fossi. Una cosa meravigliosa di mio padre è che non mi ha mai vista come femmina o come maschio. Mi ha sempre vista come il figlio a prescindere, e una cosa che non ho raccontato nel libro, per esempio, una volta una fermata del tram mi aveva detto, quando avevo 21 o 22 anni, tu sei più colta di me e di tua madre quando avevamo la tua età, ed era orgoglioso, non era in gara, non era in competizione come di solito era, perché io ho imparato delle cose. E io penso che se ci fosse stato il tempo veramente avrebbe accettato di raccontarmi. Ogni tanto lo sogno, ogni tanto mi dice: ho scritto questo diario di questo periodo. E io gli dico: ma come, non me l'hai mai dato? Sì. Ma sai Però. che quando parli di questo orgoglio di tuo padre, mi fai pensare che anche in questo mi riconosco in te, perché noi siamo figli e figlie di emigrati che hanno conquistato la cultura con fatica. Tu scrivi nel tuo testo che lui era tra i figli maschi, era quello che aveva potuto studiare, era quello con la testa che era riuscito ad andare via. Quindi riuscire a generare un figlio che va un po' più avanti rispetto a te, che ha un po' di patrimonio in più, è sicuramente credo, no? Una fonte forte di orgoglio. Ma E poi poi. sai, forse c'è anche una questione relativa a mia madre, nel senso che lui comunque, per quanto abbia trattato male mia madre, e non sia stato capace di gestire una relazione mai, mai. Lui ammirava moltissimo mia madre, il suo lavoro come maestra nella periferia, lo considerava come dire, l'ultima frontiera della politica. Lui, la cosa che mi commuove moltissimo è che io non l'ho visto
appena prima che morisse, ma il pomeriggio prima che morisse è andata mia madre a vederlo e si sono parlati. E questa è una cosa per me bellissima perché dà anche l'idea di persone che si vogliono bene al di là di tutto e che credono, non lo so, nel futuro o in qualcosa. E Sì, di ma questo. forse è anche coerente con la scelta che ha fatto lui. Ti ricordi che ci sono diversi punti in cui scrivi che andava a fare con la sua fidanzata a scuola nelle borgate e poi ha sempre avuto tutta questa attenzione per, appunto, per le persone con degli svantaggi in qualche modo, no? Quindi è stata una scelta di vita e probabilmente questo piano era il piano che condivideva con tua madre. Ma vorrei, visto che siamo all'interno del contesto di Archivissima, di insomma, questa bellissima manifestazione, vorrei parlare un po' di archivi e di documenti. Perché il tuo testo ha il grandissimo paradosso di tenere insieme due cose, cioè il fatto che è un testo estremamente documentato. Quindi, parallelamente alla vicenda privata, si snoda anche tutta una serie di elementi di ricostruzione di quegli anni, insomma, degli anni di piombo, eccetera. Quindi è molto evidente che hai fatto un gran lavoro, ma paradossalmente di tuo padre c'è pochissimo dal punto di vista dei documenti scritti. Quindi ci sono delle cose che trovi nel frattempo ed è veramente appassionante. Seguire tutto il percorso che tu fai di riscoperta prima di un articolo, poi di una cioè prima di una memoria difensiva, poi di un articolo, poi di qualche foto, poi ogni tanto qualcuno ti manda qualcosa. Però in realtà mi è anche sembrato di cogliere da parte tua, e anche qua forse mi puoi raccontare qualcosa di più, di invece un archivio della memoria di elenchi di cose che voi avete condiviso. In tantissimi punti mi ha colpito, fai un elenco di tutte le canzoni che cantavate insieme. Un elenco delle Dicono poesie che c'è che. un fastidioso ritorno, provo ad abbassare, vediamo. Così? Ditemi se adesso va bene. Io ti sento. No, perché dicono che c'è eco, perché avevo il volume troppo alto. Proviamo. Sì. Per favore, qualcuno può dirmi se adesso va meglio? Prova ad andare avanti poi al limite. Vabbè, tu continua, Sì, scusami. niente, no, quello che stavo dicendo era che appunto abbiamo da un lato questa ricostruzione appunto di quei pochi documenti che tu riesci a recuperare un po' per volta, ma dall'altro hai tutta una lista di, diciamo, archivio della memoria, che è l'archivio che hai condiviso con tuo padre in qualche modo, l'archivio dei tuoi ricordi, che è un archivio di tutte le canzoni che cantavate insieme, della poesia che condividevate. Mi ha colpito molto la parte di Dante, per esempio, ma anche ovviamente la parte dei miti greci, ma anche dei luoghi che poi tu cerchi di ripercorrere. Per cercare di condividere con lui di nuovo questa serie di una mappa in qualche modo, no? Una città, come dici tu, che è una città esteriore dei luoghi, ma è una città anche interiore, probabilmente. Sì, allora, mi stai facendo tantissime domande in una. Allora, l'archivio principale è stato l'archivio Bianca Guidetti Serra, in cui ho trovato dei documenti, non tutti, perché chiaramente, purtroppo, anzi, chiaramente, purtroppo, i documenti che riguardavano il processo di mio padre sono da qualche parte nel Tribunale di Torino e non li troverà mai probabilmente nessuno stagista che l'avvocato ha incaricato di. Ho trovato delle cose, ho trovato delle voci, ho trovato delle voci autentiche che mi hanno dato una certa fatica anche di affrontare questa cosa. Soprattutto quella del pentito, Colomba. Ho trovato archivi vocali che erano le persone che portavano la loro testimonianza
e che sono state estremamente generose su questa cosa, io penso perché mio padre, con tutti i suoi difetti, fosse molto amato e in qualche modo avesse generato un cerchio affettivo che si è dipanato fino a me. E io ho potuto ricostruire con la loro memoria parziale, con le loro parole parziali. Io ho sempre mantenuto in questo romanzo il fatto che non avrei mai potuto avere tutto, che non avrei mai potuto sapere. I corpi sono immateriali nel mio libro. Molto spesso le parole sono immateriali perché sono dei ricordi molto vaghi di 40 anni fa. Quindi c'è questa difficoltà, però io ho cercato di riempirla in altro modo. Ho cercato di scrivere un libro che rispettasse queste cose, però ricordandomi sempre che non c'è la memoria diretta, non c'è la voce diretta. Tra le cose di archivio ci sono sicuramente i documenti che mi sono stati forniti da Antonio Moresco, che è lo scrittore. Che sono le pagine di Servire il Popolo che io ho inserito. Ho inserito dei documenti reali, sempre attenendomi all'insegnamento di Danilo Kish, ossia se il documento è troppo assurdo per sembrare inventato, cioè se uno pensa, no, questo documento veramente, lui si riferiva soprattutto a documenti sulla Shoah, che chiaramente rasentavano l'assurdo e lo oltrepassavano di migliaia di chilometri, però se il documento è troppo assurdo per essere inventato, allora va messo per intero. E così è stato per Servire il Popolo, così è stato per esempio alcune voci, diciamo, di prima linea. In questo senso ho seguito appunto proprio il suo insegnamento perché in questo libro era necessario la triade documento reale, gioco dello spirito, creazione, eccetera, e invenzione. Io non ho seguito l'invenzione perché mi sembrava troppo complicato in certi punti e perché mi sembrava in qualche modo snaturante di alcune cose. Quindi non ho inventato, per esempio, la prigionia di mio padre, per quanto fosse stato prigioniero per tanto tempo, perché io non riesco a immaginarla, quindi ho cercato un pudore. Giulia Caminito, in un articolo bellissimo che ha scritto per Letterate Magazine, ha osservato i vuoti dentro il mio libro, i vuoti che sono la morte di mio padre, i vuoti che sono i rapporti tra me e lui, i vuoti che sono banalmente la prigione in cui io proprio esplicito che mi fermo. E in questo senso la questione archivistica non ha senso, cioè ci possono essere le lettere che lui ha mandato all'allora moglie, ma io ne cito pochissimo perché in quel momento mi devo fermare. Io sono un'altra persona e mio padre è un'altra persona. Sì, allora abbiamo purtroppo pochissimo tempo, quindi ci dobbiamo, mannaggia, con mio gran disdoro, avviare verso la conclusione. Però, visto che abbiamo parlato di questa ricostruzione, insomma, di questo viaggio che tu hai fatto nel tempo, nei documenti, hai anche, mi sembra, cercato di fare un viaggio negli oggetti, in quei pochi oggetti che lui aveva, quindi un libro, alcune cose, insomma. E a un certo punto, ieri, mi hai detto una cosa che mi ha molto colpita, cioè che forse questo bagaglio così era leggero nelle relazioni, negli oggetti, perché in fondo lui era un uomo che scappa, mi hai detto. E Sì. ti
Ho riflettuto moltissimo su questa cosa che hai detto, perché lui è stato accusato ingiustamente di essere una persona violenta, no? E mi sembra che in qualche modo questo tuo testo sia la sua vera memoria difensiva. Quello che non c'è stato modo di fare, quello che il suo avvocato non ha avuto non ha potuto fare, la sua biografia non ha potuto fare, perché lui alla fine si è ritratto in qualche modo, forse appunto per una sofferenza grande di fronte ai fatti della vita, invece tu in qualche modo gliel'hai restituito anche attraverso questo percorso. Anche conosciate. Certo. Devo dire che non ho lesinato sulle mazzate, perché questo va detto, non è una geografia. Certo. E il personaggio esce in tutte le sue sfaccettature, diciamo. Certo, ma questo è molto bello, perché tu poi a un certo punto ti fai diverse domande su questo, no? Su quante sono le vite. A un certo punto scrivi proprio le sue troppe vite. No, quindi dà proprio l'idea di una persona che ha voluto vivere in tante dimensioni, che ha frequentato tanti ambienti, che ha conosciuto tantissime persone, che si è messa alla prova continuamente, no? E poi a un certo punto hai detto una cosa che mi ha commosso, quando lui torna da sua madre, con la quale quindi da tua nonna, l'altra nonna, con la quale non è riuscito mai ad avere un grande rapporto, però nel momento in cui lei è stata male, lui se n'è occupato. E tu scrivi, sembrava quasi che non riuscisse a dimostrare l'affetto se non quando si occupava delle persone. Questa mi sembra una cifra forse la più importante delle motivazioni che hanno spinto tuo padre a fare quello che ha fatto, pur magari con i limiti che tu hai messo in evidenza, però lo stesso questo desiderio di essere presente quando le persone avevano bisogno di aiuto. Sì, lui era uno da gesti pratici, anche con suo fratello maggiore, con cui aveva profondamente litigato proprio perché era diventato un comunista e aveva abbandonato la medicina, e gli avevano rinfacciato moltissimo in famiglia che lui non fosse diventato il medico. Lui era stato addirittura profetizzato da una zingara quando era nella pancia della madre che sarebbe diventato un genio. E lui invece ha scelto di fare cose completamente opposte. Quando poi si è ricongiunto al fratello, nel momento della sua malattia, lui si è sempre occupato di tutti i fratelli quando erano malati. Quando i due fratelli maschi sono morti, lui c'era stato. Poi sono morti tutti in una rapidità incredibile, quindi anche le donne. Lui non c'era più a quel punto. Però è vero che è sempre tornato sui suoi passi e ha sempre cercato di correggere quello che aveva sbagliato o quello che non aveva sbagliato, perché poi alla fine chi decide che è sbagliato non fare il medico ricco? Non so come dire. Certo. Però ha deciso di stare vicino a chi aveva un linfoma, a chi aveva un problema di cuore, e questo fa parte comunque, secondo me, del suo percorso completo, del suo percorso proprio dall'inizio alla fine, di un uomo che si è dedicato totalmente agli altri, facendo un sacco di errori, facendo un sacco di errori intimi nell'affettività con le persone, ma sempre stando accanto a chi aveva bisogno. Da chi aveva bisogno di una casa a un fratello malato. C'è un punto che citi che mi sembrava molto calzante, che è il terribile dono di vedere il mondo per com'è. Questa sua necessità di stare vicino non soltanto alle persone che amava, ai parenti, agli amici, ma anche agli sconosciuti, il lavoro che ha fatto con gli adolescenti, con gli eroinomani, con i manicomi, ecco. Mi è sembrato veramente, al di là appunto delle difficoltà personali, un incredibile atto, forse davvero profondamente idealista. Sì, quella è una citazione di Jürsenar, di Marguerite Jürsenar, che
si riferisce a suo zio, Octave Hermès, e che ho messo in chiusura della sezione sull'infanzia, che arriva molto tardi, e ci stanno dicendo di tagliare. Sì. L'infanzia che ho dovuto immaginare, ma che allo stesso tempo mi è stata un pochino fornita da mia cugina, e in cui lui era esattamente così. Quindi, questa cosa, da dove nasce questo dono di essere buoni? Perché io non lo sono, ad esempio. Perché lui era così, totalmente così? E questa è una delle domande che mi pongo su. Anche sulla sua infanzia, perché tu dici che quello che ti manca del racconto della sua infanzia è che non hai capito poi se lui è diventato così per reazione, per esempio, oppure per vocazione, eccetera. Siccome I mannaggia. Eh borghesetti sì. di provincia. Siccome ci tocca mannaggia alla miseria chiudere, che Sì, è un abbiamo po' parlato triste. ancora un'ora, ti chiedo solo un'ultima domanda che è questa. Ti ha in qualche modo pacificato concludere questo libro? Ti sembra di aver chiuso un conto oppure no? No, ma non voglio proseguire su questa cosa. So che è un conto con cui avrò a che fare tutta la vita, ma so anche di avergli ridato quello che lui avrebbe desiderato. Sono abbastanza sicura che sarebbe molto contento. Va bene, ora siccome mi hai fatto piangere, io direi grazie davvero Marta, grazie di aver scritto Grazie a questo tutti. libro e di aver condiviso con noi questa parte così importante della tua vita, ma anche della nostra storia. Grazie. Grazie.